Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi parliamo di nuovo di test d'ingresso e parliamo di risorse gratuite disponibili online per prepararsi al meglio per il test. Sono tutte risorse che io ritengo molto valide, per cui non si tratta di una classifica, la prima non è migliore dell'ultima, potete utilizzare tutte indifferentemente. Si tratta logicamente di un video che si basa sulla mia esperienza, quindi sono tutte piattaforme che io ho utilizzato o nella mia preparazione, altre invece ho avuto modo di conoscerle e di prenderci più confidenza grazie agli studenti che sto seguendo attualmente e che preparano con me la parte di chimica per il test. Detto questo, io direi che partiamo subito con il video. La prima risorsa di cui vi parlo è ZTE di Zanichelli. Qui è necessario creare le vostre credenziali MyZanichelli completamente gratuite ed esistono due diverse piattaforme di cui vi lascio entrambi i link nelle info box. Questa è ZTE UniTutor, direttamente pensata per chi sta preparando il test d'ingresso. In questo spazio potete selezionare la materia in cui intendete allenarvi facendo direttamente riferimento all'ultima versione di UniTutor e questo può essere un ottimo modo per dare un'occhiata al volume se magari stavate valutando di comprarlo per prendere maggiore familiarità con il libro. La seconda invece è ZTE Scuola. Qui trovate a disposizione moltissimi libri per le scuole superiori, tra cui ad esempio Chimica Organica di Hart oppure i volumi di Biologia e Fisica della serie blu che consiglio. Ho scelto personalmente di citarvi questi perché li conoscevo anche precedentemente rispetto alla data in cui ho fatto il test e mi sembrava potessero essere un buon metro di paragone con la difficoltà dei test ministeriali. In ciascuno di questi libri trovate una sezione di allenamento a quiz suddivisi per argomento. La ripartizione dei singoli argomenti è inoltre molto precisa, puntuale, di facile accesso, anche se non si conosce direttamente il libro. Sono similissimi ai veri quiz del test d'ingresso, anche proprio per il fatto di essere dei quiz a scelta multipla su 5 possibili opzioni. Mi piace questa piattaforma anche perché la barra che indica l'indice di difficoltà del quiz aiuta comunque lo studente ad orientarsi. Provando a svolgere qualche esercizio si nota subito che si tratta di test di specificità maggiore rispetto a quelli che compaiono normalmente nelle prove ufficiali, ma questo è molto utile per cimentarsi con quiz leggermente più difficili e aumentare il carico delle conoscenze e dell'allenamento. Ora invece parliamo di Test Busters. Nel loro sito trovate delle buonissime simulazioni gratuite così ripartite. C'è un'area dedicata ai quiz ministeriali in cui trovate le prove degli anni passati fino al 2013. Potete stampare i PDF e provare a fare la simulazione effettiva. Vi consiglio comunque di svolgere prima quelle più recenti perché sono quelle che danno il miglior metro di paragone, quello più attendibile. Nella sezione risorse invece trovate il simulatore Test Buster. Qui potete trovare alcune simulazioni permanenti che potete svolgere online. Una volta completato il tentativo potete inoltre confrontarlo con quello degli altri ragazzi che come voi lo hanno svolto per capire come potreste piazzarvi in un'eventuale competizione. Vi segnalo inoltre che nel mese di agosto, immediatamente precedente al test, escono sempre simulazioni nuove a cadenza settimanale, per cui tenetelo d'occhio. Veniamo ora a parlare di ProMed. Questo è un portale recentissimo che offre corsi di preparazione al test d'ingresso e per familiarizzare con il loro metodo offre una settimana di prova gratuita. Il pacchetto è veramente ben fatto, l'ho provato personalmente, offre 3 video lezioni di prova più una simulazione interamente spiegata e commentata. Mi sono trovata molto bene con questo sistema e tra l'altro l'ho anche trovato molto intelligente, soprattutto in questo periodo un po' particolare perché permette agli studenti di avere dei docenti, degli insegnanti che attraverso le loro video lezioni gli spiegano effettivamente il metodo di risoluzione dei quiz, come approcciarli e anche le nozioni più classiche di teoria. Tra l'altro il team di ProMed sa che avevo intenzione di realizzare questo video e ha deciso di darmi un codice sconto per tutti i miei iscritti o chiunque vedrà questo video. Utilizzando il codice sconto Giulia20, che vi lascio anche sotto nelle info box, otterrete 20 euro di sconto su qualsiasi piano offerto dalla loro scuola online. Altra pagina che sicuramente non ha bisogno di presentazione è quella di Studia con Share. Molti lo conoscono soprattutto per i suoi gruppi Facebook, ma sul suo sito, alla voce risorse gratuite, potete scaricare diversi file per la preparazione al test. In particolare io vi segnalo la dispensa che si chiama Progetto Biologia, che verrà scaricata direttamente sul vostro Google Drive e che ho trovato sinceramente davvero ben fatta.
Ora vi segnalo una demo in cui trovate una simulazione di EdyTest. Di per sé la simulazione è carina, forse un po' più facile rispetto ai quiz ministeriali, però in genere è ben fatta. È la prima simulazione che vediamo che ha a disposizione il timer. Questo software logicamente è limitato, la versione estesa è in dotazione con EdyTest, che è un libro che io non ho maneggiato molto durante la mia preparazione al test. Non so se sinceramente il simulatore si può comprare anche singolarmente, ma io vi segnalo questa anche perché è gratis e una simulazione in più fa sempre comodo. Da qui in poi, ragazzi, categories, risorse sconosciute, ma veramente top. Progetto Matematica è un sito bellissimo dove trovate di tutto inerente alla sezione di matematica e fisica. Ci sono lezioni di ripasso, quiz interattivi, ma soprattutto formulari che sono veramente utili e ben fatti. Normalmente la sezione di matematica, tra l'altro, viene spesso snobbata al test ed è un peccato perché se viene fatta bene permette di accumulare molti punti. I quiz sono ripartiti per argomento, vi permettono di rinfrescare e di fissare gli argomenti con mini simulazioni di diversi livelli di difficoltà. È uno dei miei siti preferiti in assoluto, perciò se vi capita veramente dateci un occhio perché ne vale la pena. Il liceo Salvemini offre una quantità infinita di quiz su cui esercitarsi, potete controllare con i vostri occhi alla sezione quesiti. La difficoltà dei test è ottima, inoltre è sempre buono che ci siano 5 opzioni come risposte ed è un sito che consiglio sempre. Ultimo sito che vi segnalo, sempre che abbiate ancora voglia di sfondarvi di quiz, è universitari.it, consultando la loro sezione test. Ciascuno di questi blocchi è ripartito per materia e contiene una batteria corposa di esercizi mescolati ed è ottimo per fare qualche simulazione più mirata. Io spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere nei commenti se avete scoperto qualcosa di nuovo e se avete provato i siti che consiglio e noi ci vediamo presto a un prossimo video.